Buongiorno, Ray. Ce la fa a tornare in stanza da solo? Sì, oh, ok. Indovini chi c'è, signor Cole? C'è il presidente Hoover. Non viene mai nei giorni feriali, signora Cole. Ho voluto fare una sorpresa a mio marito. Strapparono furiosamente la bandiera al morto. Quando si voltarono di nuovo, videro il suo corpo piegarsi in avanti con la testa china, un braccio alzarsi e ricadere subito dopo sulla spalla insanguinata del commilitone morto che gli giaceva accanto. Sebastian Renner è morto questa mattina. Ti ricordi di lui? Un commerciante di antiquariato. Anche, tra le altre cose. Secondo me hai avuto a che fare con lui in passato. Tu dici? Sì, certo. Io davvero non me ne ricordo. Lui ti ha fatto entrare illegalmente in questo paese, in cambio di un certo libretto in cui avevi annotato con cura i nomi delle persone con cui hai avuto rapporti. Ti ho già detto che non me ne ricordo. Sebastian Renner è morto, l'hanno assassinato. Ora toccherà a te, se riescono a trovarti. Preferirei la morte a questa vita. Io sono assolutamente convinto che la cosa non ti sorprenda affatto, Silvia. No. Quello che mi sorprende è che tu non mi abbia chiesto chi ha ucciso Renner e perché. Forse non mi interessa. O forse sai chi l'ha ucciso. E forse ricordi molto più di quanto non voglia farmi credere. Non ne posso più di essere tuo prigioniero! Genug! Und jetzt lass mich in Ruhe! Stia tranquillo, signor Cole. Cerchi di calmarsi. Mi dispiace. Non si preoccupi, infermiera. A volte ha improvvisi attacchi di rabbia. Lo so. Forse è meglio che ti porti in camera a riposare, caro. Tornerò più tardi. Gartenweg. Nonno da giardino.